Bella a tutti ragazzi, sono Svappo Gamer e oggi siamo ritornati su God of War 3 Remastered. Siamo dove ci siamo lasciati la scorsa volta, quindi nella sala della fiamma. Ve la faccio vedere, qua c'è la fiamma. E parte una cutscene, così al volo. Inaspettata, tra l'altro. Il vaso di Pandora. Il vaso di Questo Pandora cosa l'avevamo significa? aperto nei precedenti Gli occhi non ti God of ingannano, War per chi non l'avesse Kratos. giocati. È lo stesso vaso che apristi anni or sono. Custodisce L'ha detto tuttora il anche lei. potere di uccidere un dio. Liberai quel potere quando uccisi Ares. Bravissimo, No, proprio lì. nel vaso si nasconde un potere più grande, tenuto celato al mondo. Tutto iniziò quando Zeus trionfò sui titani nella Grande Guerra. Sarà una cazzin bella lunga questa. Zeus capì che il male scaturito da quello scontro, se lasciato libero, avrebbe annientato il mondo umano e divino. Per ingabbiare questi sentimenti, Zeus chiese a Efesto di forgiare un recipiente in grado di contenerli. Paura, avidità, odio. Rinchiuse tutto quanto nel vaso, sperando potessero non infettare mai più il suo regno. Tutto il male praticamente. Tutte le cose brutte. Quando apristi il vaso per uccidere Ares, attingesti ai poteri proibiti. Già. Dopo il tuo trionfo, la paura pervase Zeus. Ma la fiamma è letale. Come posso recuperare il vaso? Con la sua omonima, Kratos. Pandora. Lei è la chiave per distruggere la fiamma, la chiave per la nostra vendetta. Sarà difficile, Spartano. È una bambina, non mi darà problemi, Atena. Spero sia così, fantasma di Sparta. Adesso vedremo se ci darà problemi o no. Sicuramente ne riscontreremo tanti per andare da lei. Allora, salvare direi di no. Allora, quelli non li prendo più che altro perché la manovella è ritirata, non può essere usata, buono. Quindi l'unico spazio credo sia dalla catena siamo saliti, quindi vediamo qua. No, ho sbagliato. No, R1, R1, R1. Il testo sulle pagine è confuso e illeggibile. Ok. R1. Quindi vediamo. No. Vediamo se... Oh, mi ricordavo bene. Qua ci sono tutti i quadri. Adesso potremmo vederli tutti, ma anche no. Direi che li sblocchiamo magari un'altra volta se ci torniamo qua. Allora, vediamo, io ho niente di magia, quindi prenderei la magia subito al volo. Però magari qua c'è qualche segreto, qualcosa. Allora, di là no. Di qua nemmeno. Però cambiando inquadratura, no, non fa niente, credo. Andiamo di qua, no, qua va soltanto sulla manovella rotta. Vabbè, ormai che siamo qua, guarda, facciamo così. Tac. Sblocchiamoli tutti. Questa qua è la fiamma. Questa qua è la catena con tutti i giudici che la tengono e tutti i cubi dove siamo andati nello scorso episodio. Questi sono i giudici, Minosse e simili. Direziona bene, grazie. Questo non mi ricordo. Dovrebbe essere il modo per sbloccare la fiamma, sì. Quindi lo vedremo al più presto, credo. E quella lì è la fiamma. Niente, l'abbiamo visti tutti, adesso credo che potremmo procedere. Vabbè, io questo qua lo prendo, dai, tanto. Cosa succederà mai di male? Le ultime parole famose come minimo.
Questa porta è bloccata. E dove minchia devo andare? Scusate, eh. Allora. Noi. Ah no, noi siamo arrivati di qua. Aha. Oppure devo... Ah, c'era lo sbrilluccichio. E chi l'ha visto? Ma sull'interno c'è il potere necessario per uccidere un dio. Ok, quindi non ci serve a niente questo. Per forza di qua. Sì, noi eravamo arrivati da lì dietro. Vediamo se ci dà qualcosa da fare qua. No. Scusa, la manovella è blu. Ah, ma che coglione. C'è la porta qua. Va te. Cosa ci sarà adesso? Qualcuno che ci vuole uccidere. Scrigni rossi. Bravissimo, prendi al volo. Tac. E ritac. Noi dovremmo vedere. Sì, dai, facciamoci, magari succede qualcosa. L'umanità ha pagato a caro prezzo la morte di Poseidone, Ade ed Elio. Le inondazioni hanno inghiottito le terre, il cielo è velato da nubi e da furibonde tempeste. Bene. Ma noi non ce ne fotte niente. Vabbè. Adesso vediamo dove devo andare, perché non mi ricordo, non... Sto pezzo è proprio... Buio, buio. E vuoi dire che devo tornare giù? Ma... Eccoci qua, dovevamo soltanto guardare il quadro la giusto. Va a cagarti addosso. Ma sei lento. Riuscirò lo stesso a prenderti, bastardo. Oh, come siamo pesanti. Corri, corri, Kratos. Mamma mia, se sei lento in confronto a lui, però, eh. Hai avuto fortuna in battaglia, Spartano, ma oggi dille addio. Non credo proprio, caro. Ti prenderò e ti farò tanto male. Tanto, tanto, tanto male. Cosa ti fa pensare di potermi raggiungere? Vieni qua, tanto ti raggiungo prima o poi. Scendi. Al volo proprio. Giù come una biscia. Vai, vai, vai. Sei lento. Ma ti prenderò, fidati che ti prenderò. Orco cane, orco cane. Ti prenderò. Basta. No, no, no. Ho dalla mia la rapidità dell'Olimpo, mortale. Non me l'aspettavo, non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Vaffanculo, non me l'aspettavo che c'era fuoco, non me lo ricordavo proprio. E eccoci qua, adesso vediamo quante volte dovrò rifare quel pezzo. Oh. Dai, appenditi. Scendi molto velocemente. Perché tra le altre cose io odio quei pezzi lì dove. Praticamente a tempo bisogna scalare veramente, non li sopporto. Sono proprio odiosi. Ecco. Quasi ci colpisce. Ma perché? Ma perché? Sali, 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 sali. Sali, sali, sali subito. Subito, sali, 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 corri, 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 corri. Oh. Bastardi, venite qua. Non impari mai. Sali, dai. Ok. Bastardo, quasi lo brancavamo. Salta, salta. Divertente? Ah, guarda, ti divertirai poco, tra poco. E poi ti brancherò. R1 per calarsi. Ok, non è che c'è il... scendi, 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 scendi. R1 per calarsi. Calati, poi bisogna alzarsi. No, calati. Oh,
6 ore. Quasi, Spartano. Ma devi fare di meglio. Ci prende per il culo sto stronzo, Non dirmi... Ah, ok. Basta, vieni qua, che ti ammazzo. Se ti prendo. Ok, qua bisogna uccidere un po' tutti. Ok, allora, uccidi Kratos. E questo ti viene bene. Ma che cazzo devo fare? Ah, devo stare fermo, praticamente. Buono. Meglio così. Allora, voi mi avete già rotto le palle, quindi andatevene. Prima che vi trasformate, non si sa mai. Qua, tira. Che cazzo fa questo fringuello? Pigro mortale. Se ti prendo, se mi sta... Poi anche la voce odiosa. Ti prenderò, bastardo. Fidati che ti prenderò. Qua. No, si era aggrappato. Mezzo millimetro. Ok, riprendiamo da qua. Tanto sto pezzo fa una minchiata. Lo so, dico che è una minchiata e sono morto. Lo so, sono un pirla. Però non mi aspettavo che volasse così in basso. Oh, vedi? Molto semplice. Vai via tutti. Qua dovremmo lottare, no? No, non dovremmo lottare. Ah, boss area. Ah, i cani li odio, come in tutti i giochi. I nemici peggiori sono gli animali. Qua bisogna uccidere tutti. Cani di merda, via. Oh. Ok. Fatti fuori. Ehi. Ehi, prendila. Perché non riesco mai a prenderle? No. Oh, grazie all'arco. Meno male. Chi arriverà adesso? Nessuno sembra. Ok, non abbiamo preso danno, quindi. Sfere rosse mie. Ah, c'è la scala. Però andiamo a prendercela, tanto non ci servirà più questo scrigno. Boh, a caso. Vai di magia così a buffo. E... Sei lento di gambe e di testa. No, veramente, io non lo sopporto. È odioso. Non vedo l'ora che lo uccidiamo, sto stronzo. Mi diverti, Spartano. Quasi lo brancavo. Aiuto. Dovrei finire di giocare prima o poi. No. E adesso? E chi ci arriva là sopra? Stammi dietro, Kratos! Ci provo. Ma io tiro la leva, ho visto il pallino, io tiro. Ok, oh. Non dirmelo. Ci dobbiamo lanciare la catapulta, non me lo ricordavo sto pezzo. Ma sei serio? Lisciato malamente. Malissimo proprio. Non mi aspettavo nemmeno il... Ok. Ok. Ah, dovevamo lanciarci. Ok, pensavo di doverlo colpire, a dire il vero. Tra l'altro, da dove è spuntato l'altro sasso? Blue. E abbiamo fatto un po' male perlomeno.
Kaboom! Così c'erano robe strane. Allora, di là non possiamo salire, credo. Possiamo salire di qua? La vedo. No. Potremmo salirci dopo. Quindi adesso io andrei per forza di là. Dove piove come Dio la mano. Sferine, sferine mie. Come Dio la manda. Questo prendiamo. E li prendo a caso proprio. Stavo già cadendo, ma... la scia di sangue, eh. Ti abbiamo ferito, merdaccia. Schifida umana. Eccoti. Non sarò superato da un mortale. Ah, sicuro, non sei conciato benissimo, caro. Ah, bastardo. Non mi prendo! Sono stanco di questo gioco, Spartano. E quindi? Ma brutta merdaccia. Troppo lento, Kratos. Dici? Ma ci sta prendendo la sberla sto stronzo. Sarò sempre più veloce di te. Ah, non l'avevo visto mai nella vita. Oh, ti abbiamo preso, specie alla testa di cazzo. Vieni qua. Sei stanco, Ciccino. Ma dovrai morire per te. Ma come niente colpi? No, no, no. Oh, che culo. Non è più divertente, Spartano. L'ho lisciato. Aspetta. Oh. Perfetto. Quante volte dobbiamo brancarti? Oh. E adesso? Pensavo che gli spartani combattessero con onore. Non fa più lo sbruffone sto stronzo. Stai cercando di uccidermi ora che non ho modo di difendermi. È sleale. Ma tu hai il tuo codice d'onore, vero Kratos? Sì, tutti morti. E cosa ti ha portato quell'onore? Soltanto gli incubi dei tuoi misfatti. Che bastardo. Oggi potrai anche sconfiggermi, ma alla fine, Kratos, alla fine tradirai solo te stesso. Abbiamo guardato qualcosa che ci interessa. Cosa facciamo? Lo uccidiamo? No, dai. Sì, dai, invece sì, uccidiamolo. Ah, ok. Arrivo. Perché non me lo fai? Bastardo. Ve lo giuro, sto premendo. Ma sei serio? Fammelo. Oh, una gamba è andata. C'è anche un pelo di spargimento di sangue. Ma proprio un pelo, Vattene. Dai, vieni qua. Non prolungare questa agonia. Via, bravissimo. Cosa facciamo? Gliela tagliamo? Ah, piano piano. Bravo. Bravissimo. Soffri, brutta merda. Soffri ancora un po'. E via. Oh. Cosa diceva? Che non l'avremmo mai preso? Ma a me non sembra, da come sta andando questo video, questo filmato. Ma che belli gli stivaletti. Abbiamo fatto shopping. Oh, anche l'ultimo suo esserino che ha. Oh, sandali di Hermes. Continua, direi.
Ora indossi i sandali. Ok. L2X. Ah, sì, però fatemela ascoltare la velocità. No, cosa fate? Cosa faranno? Ah, praticamente non li userò mai, lo so già. Se non per far questa cosa qua, che saranno obbligatorie, sicuro non li userò mai. Ok, praticamente L2X e via. Tac. Ok. E dai, abbiamo battuto un altro dio e direi che per oggi possiamo fermarci qua. Questo video è un po' più corto del solito, ma visto che abbiamo fatto un'altra boss fight, anche se questa è minima, proprio misera, direi che per oggi può bastare così. Se questo episodio vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Bella!